Sono Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, formatore e innovatore nel settore apicoltura. Ora che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere uno starter, cioè un nucleo orfano adibito alla produzione di celle reali e quindi successivamente alla produzione di regine discendenti da certe fattrici selezionate. Noi, ripeto, come ho ripetuto tante volte, noi non effettuiamo alcun trattamento contro la varroa. Perché? Perché facciamo selezione contro la varroa e contro le virosi che trasmette la varroa dal 1998. I comportamenti da selezionare sono i principali, sono il VSH, Varroa Sensitive Hygiene, che vuol dire sensibilità igienica contro la varroa. Questo nome non l'ho dato io, l'ha dato un ricercatore americano, che dimostra che questo tipo di comportamento è selezionabile perché è trasmissibile, qualora si faccia selezione, è trasmissibile geneticamente sulla discendenza. E poi il grooming, che è l'autopulizia o la pulizia fra due o più individui che si spulciano praticamente, si levano le varroe dal loro corpo. Poi ci sono altri comportamenti secondari, altre caratteristiche secondarie che sono importanti anche quelle, e comunque sia noi vi diamo la possibilità attraverso il nostro percorso formativo di imparare a fare questo tipo di selezione nel vostro apiario. Poi, se volete partire già da una base genetica selezionata, ci sono anche le nostre regine. Quindi avete tutti gli strumenti a disposizione per cambiare sistema. Per effettuare questa selezione sono necessarie anche la capacità di compiere certe operazioni, che sono ad esempio appunto la produzione di uno starter, quello che vedrete fra poco, la produzione di nuclei di fecondazione che sono necessari per mettere in fecondazione le discendenti di determinate regine. Quindi tutta una serie di possibilità e di capacità che vi permettono di ampliare la vostra possibilità di creare anche nuclei. Non è soltanto un discorso di selezione. E in più, in aggiunta a questo, imparando queste tecniche potete anche imparare a produrre gelatina reale, pappa reale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che potete anche condurre un tipo di apicoltura stanziale, che può essere adatto anche al mondo femminile, perché non c'è bisogno di spostare pesi sotto forma di arnie da un luogo a un altro. Quindi, o anche può essere applicata anche da persone più deboli fisicamente, anche se uomini, magari uomini più anziani. E quindi avete tutta una serie di possibilità che il percorso formativo, di cui avete il link in descrizione, vi permette di acquisire. Cioè, quindi una professionalità che, se doveste acquisirla voi in modo autonomo, vi ci vorrebbe una vita. E forse dopo una vita riuscireste a fare quello che vi insegniamo a fare noi. Allora, noi, sono apicoltore dal 1984. Dal 1998 facciamo questo tipo di selezione e di miglioramento genetico. E i primi video in cui abbiamo ottenuto risultati interessanti sono già visibili in questo canale, risalgono al 2008, poi caricati nel 2010, mi pare. E dove si vedono già i comportamenti VSH, quelli che vi ho nominato prima, Varroa Sensitive Hygiene. Quindi tutto questo l'avete in visione. L'ignoranza continua a dire, l'ignoranza dilaga, è molto diffusa anche fra gli apicoltori e anche fra i professionisti apicoltori. E continuano a dire magari che tutto questo è impossibile perché gli fa comodo infangare chi lavora bene. Ovviamente perché non sono in grado di fare lo stesso tipo di selezione, e questo è ovvio perché da quello che mi risulta in Italia mi sembra che sia presente soltanto io a fare questo tipo di selezione. Ci sono alcuni altri apicoltori che si spacciano per venditori di regine resistenti alla varroa e poi infangano tutto il sistema, perché in realtà non lo sono, non sanno neanche da che parte rifarsi. Con questo percorso formativo che vi offriamo vi permettiamo di fare effettivamente quello che,
che noi stiamo facendo e noi non trattiamo da decine di anni. Ormai queste api non sono trattate da decine di anni. Ora andiamo a vedere, per curiosità vostra, questo starter, che è un nucleo orfano, quindi è una grande cassetta, però come cominciate a vedere è quasi tutta vuota. Non c'è bisogno di riempire una cassetta di telaini come fanno quasi tutti quelli che producono celle reali e quindi regine. Sono sufficienti due telaini, un telaino, un diaframma, che in questo caso è rappresentato da un nutritore a tasca che utilizziamo come diaframma, e un telaino portastecca dove sono in allevamento le celle reali. Quindi adesso andiamo a dare una bagnata per contenere le api e vi faccio vedere cosa c'è dentro. Telaino di scorte. Quando mancano le scorte si agisce in modo diverso. In questo momento siamo in primavera, a maggio, anche se sta piovendo un po' da qualche giorno, quindi noi in questo momento abbiamo delle scorte naturali, quindi non aggiungiamo. Su questo portastecca allo stato attuale ci sono due stecche di traslarghi. Cominciamo a togliere il primo. Per esaminare l'ultimo lavoro fatto, che risale a 4 giorni fa, cioè innesto di cupolini con larve figlie di una grandissima fattrice, che praticamente vive da 2 anni senza trattamenti. Ecco, come potete vedere l'accettazione è alta, molto alta. Guardate quante celle reali ci sono su questa stecca, ripeto, con 2 telaini. Questa è la prima, vediamo la seconda. Esaminiamo anche questa stecca. Anche qui l'accettazione è altissima. Guardate la quantità. Allora, sono in tutto 28 cupolini, sono stati messi, non ne sono stati accettati. Ora ne vedo 3, 4, 5, quindi mi sembra 5. Quindi sono 23 cupolini su una stecca, all'incirca uguale su quell'altra. Passando in incubatrice queste celle reali domani, quando saranno percolate, potremo sostituirle e ricominciare il ciclo. Ovviamente la gestione di tutto questo non è così facile, va
possiamo trasmettervela attraverso il percorso formativo, per cui avete il link in descrizione per vedere la prima lezione gratuita. E nel percorso formativo, come vi ho detto, c'è compreso non solo la selezione, ma anche le modalità per creare i nuclei di fecondazione su quelle che saranno, su quello che sarà il prodotto della vostra selezione, cioè le regine vergini che ricaverete dalle vostre fattrici. Questo è importante per migliorare la professionalità dell'apicoltore, sia che sia professionista, sia che sia un hobbista, perché ogni cosa si può fare bene o male. La maggior parte la fa male, lo si vede anche da quanti sciami perdono in primavera, e questo l'abbiamo dimostrato con la tecnica per attirare gli sciami a se stessi, gli sciami che non trovano casa, portarli a casa nostra. Quindi questo ci dimostra con quanta poca professionalità si conduce l'apicoltura oggi, e tutto questo invece serve, questo e tante altre cose che dovete imparare a fare, vi porta su un altro livello di capacità e di professionalità. Allora, nella lezione gratuita trovate anche il metodo per la campionatura della covata, per quantificare, fare una quantificazione media della presenza di varroa nel vostro apiario, però vabbè, quello diciamo è un regalino che vi facciamo. Tutta la procedura è più complessa e va studiata e a seguito dello studio va applicata. Studiando e applicando si ottiene la professionalità. Quindi avete la possibilità di saltare tutti i passaggi che ho fatto io in modo autonomo per arrivare ad una tecnica nuova, che non è quella che utilizzano i vecchi apicoltori, quindi una tecnica nuova che vi permette di ottenere risultati eccellenti. Non lo dico per fare dei complimenti a me stesso, ma perché quanto ad api resistenti alla varroa, su api mellifere europee sto parlando, quindi non sto parlando né di cerana né di africanizzate, ma quanto ad api mellifere europee, se fate il giro del pianeta Terra vedete voi quanti ne trovate che selezionano e producono api regine di questo tipo. E ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.